Il Consiglio Comunale di Ardesio nell'ultima seduta ha approvato il consuntivo 2011 che presenta un avanzo di amministrazione di ben 723.000 euro. Com'è stato possibile ottenere un avanzo così cospicuo? È doveroso fare una piccolissima premessa per quanto riguarda la costituzione di questo avanzo di amministrazione, nel senso che un avanzo 2011 è figlio di una serie di considerazioni fatte a livello di bilancio rispetto al bilancio previsionale 2011 che è stato redatto dall'allora commissario straordinario. E di conseguenza rispetto a quanto previsto da quel documento ci sono state durante l'anno 2011 delle variazioni, nel senso che ci sono state maggiori entrate e minori impegni di spesa. Ovviamente c'è anche una volontà specifica anche nel creare questo avanzo, perché oggi con questo avanzo l'amministrazione nel 2012 può utilizzarlo per portare a termine le opere che appunto secondo l'amministrazione sono prioritarie. Infatti nello stesso Consiglio Comunale il secondo punto all'ordine del giorno è stato quello che ha visto l'applicazione dell'avanzo per la piattaforma ecologica della zona di Via Primo Maggio. Un'opera che viene quindi istituita ufficialmente a 435.000 euro di importo, attualmente allo stadio preliminare, per cui insomma ci sono tutta una serie ancora di passaggi dal punto di vista progettuale da portare a termine, non ultimo diciamo anche l'aspetto gestionale e funzionale proprio della piattaforma, che avremo modo di approfondire nei prossimi mesi. Però diciamo che oggi l'amministrazione può permettersi di fare questi ragionamenti in funzione delle economie fatte nel 2011. Nonostante questi 723.000 euro a disposizione, avete applicato aliquote IMU superiori a quelle base. Perché? Sì, è vero. Diciamo che la differenza rispetto alle aliquote base è comunque minima, perché stiamo parlando di 0,45% per quanto riguarda la prima casa e 0,81% per quanto riguarda le seconde, quindi sono differenze minime, anche e soprattutto confrontandole con le aliquote che vengono applicate e vengono confermate nei vari consigli comunali di tutti i comuni, per intenderci della zona dell'Asta del Serio o comunque dell'Alta Valle Seriana. Quindi applicazioni minime di variazione aggiuntiva minime, perché il solco nel quale l'amministrazione intende operare a livello del proprio bilancio è quello della via prudenziale, nel senso che ad oggi si stanno definendo quelli che sono i tagli dei trasferimenti che arriveranno a colpire le casse comunali dal punto di vista dei trasferimenti statali dal governo centrale. La situazione è tuttora in via di definizione, di conseguenza non ce la siamo sentiti assolutamente di andare a mischiare le due cose. Abbiamo detto ok, c'è un avanzo, va benissimo, ma la via prudenziale è la via maestra nel quale inserire il percorso di amministrativo e del bilancio, soprattutto in questo caso specifico dell'attività comunale.